troveremo due elementi del patrimonio storico-artistico dello stesso paese, il castello Ruspoli Candiano e la fontana monumentale. E scopriremo insieme alcune delle caratteristiche dell'iniziativa di valorizzazione turistica e sociale che interessano questi elementi di pregio. Quando venite a Torella, una delle prime cose che vi colpirà è il nostro castello, un castello che ha quasi 1000 anni di storia. E poi un altro gioiellino di questo paese è la fontana monumentale, un esempio, un'opera di ingegneria idraulica incredibile. Il castello, completamente caduto la notte del 23 novembre, è stato ricostruito totalmente e oggi, oltre ad essere sede comunale, è anche sede di un ristorante e di un albergo. È uno dei pochi castelli, direi, che può offrire questo tipo di servizi. E poi è anche sede di tutta una serie di associazioni di volontariato qui di Torella. Da elemento del potere, da elemento dei signori che governavano, abbiamo creato questo simbolo fantastico, e cioè che i cittadini si riappropriassero del castello e lo sentissero loro, e credo che ci siamo riusciti. Torella, paese di piacere e di delizie, così come lo definì un presbitero e poeta ottocentesco di origine arianesi, Pietro Paolo Parzanese, che nel descrivere Torella nel suo viaggio a Bagnolo lo definisce terra dai copiosi frutti, lo definisce villaggio di delizie e di piaceri dall'aria salubre e ne esalta e ne elogia la disponibilità e la generosità dei cittadini nei confronti degli ospiti, degli stranieri. Torella dei Lombardi è un borgo di origini medievali, il castello alle mie spalle, il custode Ruspoli Candiano, è di fatto un castello di origine longobarda. Come tutti i castelli di origine longobarda presente in Altertinia, subisce una serie di ammodernamenti e di ingrandimenti, soprattutto in epoca normanno-sveva, e a seguito del sisma del 1466 subì una sostanziale modifica nella struttura, e l'ultimo ammodernamento significativo ci fu nel XVIII secolo ad opera dei Caracci. La struttura che attualmente vedete è una struttura di recente ricostruzione, perché a causa del sisma del 1980 soprattutto la parte superiore del castello è totalmente distrutta. Nel 1920 Giuseppe Caracciolo muore senza lasciare eredi, per cui il feudo andrà nelle mani del nipote Camillo Ruspoli, da cui il castello prende il nome. L'ultima principessa, Mary Tate Blank, moglie dello stesso Camillo, nel 1959 decide di affidare e di lasciare il castello nelle mani della comunità torinese, a patto che questo castello avesse ospitato o delle scuole o gli uffici comunali. Infatti attualmente questa struttura ospita nella parte superiore gli uffici comunali e nella parte inferiore il museo antiquario. Sono torinese, relativa alla nascita dello stesso regista, con parenti, poi foto del set. Sul set e infine i ritratti delle lune. Era un'epigrafe funeraria presente nella cappella del castello dedicata a Sant'Eustagio e si legge cenere d'ossa di Sigismondo Saraceno a suo figlio Giovanni Camillo. Presenta quello che è lo stemma di Saraceno, una testa rincorrozzata, perché la leggenda vuole che il primo Saraceno che poi ha assunto questo nome si sia distinto durante la prima crociata per aver ucciso un importante capo dei Mori, per l'appunto. E quindi la testa di Torre Mozzata ritorna sul loro blasone. Torella è un paese ricco di acque. Infatti a Torella nasce uno dei corsi d'acqua più importanti del Mezzogiorno, l'Opato, in contrada Fontana Ripulle. E poi ci sono numerosi sorgenti spontanei, ci sono circa 10 fontane di un certo valore storico-artistico dislocate nel territorio comunale, e poi c'è quello che è un po' il simbolo della comunità torinese, la fontana monumentale, che è una fontana costruita nel 1823 da Lenzo, divisa fondamentalmente in due parti. Questa parte molto stante, dove vediamo questi tre archi a sesto acuto intervallati da vestioni, e 13 bocche con relative vasche. Diciamo che
che questa parte era destinata ad essere un lavatoio. Fino agli anni 50 del Novecento le donne venivano qui a lavare il lutato, e infatti è possibile vedere la pietra consumata dalle ginocchia delle stesse donne che si accingevano. Come avere un ruolo vitale per il sostentamento del paese, era un vero e proprio simbolo di aggregazione comunitaria. La piazzetta antistante infatti si popolava di molti di voci, molti tra i racconti e gli aneddoti tipici di Lorella sono ambientati in questo punto del paese. Nel 1823 i fratelli del Cicco ebbero l'appalto per costruire la fontana monumentale e andarono a recuperare quello che era un percorso di incanalamento delle acque già presente precedentemente. Difatti le acque che alimentano questa fontana sono acque provenienti da una sorgente nei giardini del principe. I De Cicco realizzarono una vera e propria opera di ingegneria idraulica, perché la precedente sorgente era semplicemente incanalata in una vasca. Loro ripresero quello che è il percorso di incanalamento e di distribuzione delle acque.